che giornata stupenda! Oggi Rainbow Dash si è svegliata presto e ha spazzato via le nuvole. Scommetto che a Ponyville saranno tutti fuori a godersi il sole. Oh, come? Non c'è nessuno in giro. Abbiamo dimenticato qualche ricorrenza? Direi di no. Avrò l'alito pesante. Non più del solito. Ci sono gli zombie! Alquanto improbabile, direi. Sarà improbabile, ma non impossibile. Twilight! Spike! Venite qui! Avvicinatevi! Fate presto! Prima che vi prenda! Chi è? È il pony zombie? Il pony zombie! Spike, il pony zombie non esiste! Pinky, che cosa ci fai qui da sola al buio? Ma io non sono da sola! Va bene, allora che ci fate tutte qui al buio? Ci nascondiamo da quella lì! Di dire quel nome. Beh, ho visto che guardava da questa parte. Guardava con malvagità da questa parte! Vi state facendo prendere dal panico senza motivo. Come fai a dire senza motivo? Proteggere i propri cari non è forse un motivo per te? Quando la mia sorellina ha visto Zecora mettere zoccolo qui in città, ha iniziato a tremare come una foglia, povera piccola. È vero! Così l'ho presa e l'ho portata qui. Ma sono venuta da sola. Per proteggerla. E poi, Jack, non sono più una bambina. Sono capaci di difendermi. Non da quella maga malvagia di Zecora. È un personaggio misterioso? Sinistro. E poi fa paura. Insomma, volete farla finita? Porta una criniera a strisce. È ridicola. Quella è una zebra. Una cosa? Una zebra. Mm. E quelle strisce non sono affatto una moda, Rarity. Lei è nata con quelle. Dove sarà nata? Non ho mai visto un pony del genere nei paraggi. A parte lei. Di sicuro non è delle nostre parti e non è neanche un pony. I miei libri dicono che le zebre vengono da un paese lontano. Io però non l'ho mai incontrata, Ponyville. Sapete dove vive? È proprio questo il punto. Lei vive... dentro la Everfree Forest! Scusate. La Everfree Forest è un luogo innaturale. Le piante crescono. I fiumi scorrono impetuosi. E le nuvole si spostano. Senza alcun aiuto. Ed è in quel posto che la malvagia maga Zecora pratica le sue stramberie. A questo proposito le ho dedicato una canzone. Ci mancava solo questa. La maga malvagia danzando verrà. E se tu la guarderai, sveglio più non starai. Poi sai che farà? Lei ti cucinerà. A sotto forma di stufato ti trabuggerà. Wow, niente male. Ci sto ancora lavorando. Sono leggende metropolitane senza fondamento. Piuttosto ditemi che cosa avete visto fare con i vostri occhi a Zecora? Allora, innanzitutto devi sapere che arriva qui a Ponyville una volta al mese. E che sta costantemente appostata vicino ai negozi. Che paura. E poi si mette a scavare con lo zoccolo nel terreno. Una cosa terrificante. Ok, scusate, ma in tutto questo che c'è di male? Forse viene qui per visitare il paese. Già, e magari sta cercando di farsi degli amici. E probabilmente non se ne sta appostata vicino ai negozi per tramare qualcosa. Potrebbe avere voglia di fare shopping. Giusto, a chi non piace guardare le vetrine? Se posso dire la mia... No, che non puoi, lascia parlare gli adulti.
Non sono più così piccola, sai. Beh, e quel suo continuo scavare nel terreno, allora? Non mi direte che anche quella è una cosa normale? Potrebbe essere a caccia di povere creature innocenti. Sono sicura che c'è una spiegazione per ogni cosa che fa Zecora. Basterebbe che un pony avesse il coraggio di avvicinarla e il mistero sarebbe presto svelato. Beh, io il coraggio ce l'ho. Vorrà dire che l'affronterò da sola. Vi state comportando in modo ridicolo. Tu credi? Beh, ho sentito dire che Zecora mangia il fieno. Pinky, lo mangio anch'io, come te del resto. È vero, ma tutti sanno che lei lo fa con particolare malvagità. Ehi, ma dov'è Applebloom? La porta è aperta. No, dimmi che è uscita. Là fuori c'è ancora quella maga malvagia. La solita incosciente, le avevo detto di non muoversi. Spike, tu resta qui, Applebloom potrebbe tornare. Agli ordini. In guardia voi che mi pedinate. Con i fiori blu vi dico non scherzate. Ti consiglio di tenere per te le tue ridicole minacce, hai capito? Già, sì, sì, sto pensando di lamentarci. Bella, maga malvagia. Oh, che pazienza. In guardia, in guardia. Attenta, stai in guardia anche tu, Zecora. Prima o poi i tuoi perfidi malefici ti si rivolteranno contro. Tu piuttosto, perché non ascolti mai i consigli di tua sorella? Beh, non sai quale maleficio ti avrebbe potuto lanciare Zecora. Come nella mia canzone. La maga malvagia danzando verrà, ti trangugerà. Andiamo ragazze, i malefici non esistono. Beh, interessante che dirlo sia proprio Miss Bacchetta Magica in persona. La mia magia, quella vera, viene da dentro di me. Ci sono nata con questo dono. I malefici sono propri della magia fasulla, che si basa su pozioni e incantesimi create all'arte per spaventare la gente. Ma i malefici non hanno alcun potere. Sono solo vecchie credenze. Ah sì? Aspetta e vedrai. Ti accorgerai che certe credenze sono tutt'altro che inventate. In guardia! In guardia! La maga malvagia! Danzando verrà! Se credi di farci paura, ti sbagli di grosso! Lascia stare le creature innocenti! La maga malvagia! Ah sì? Aspetta e vedrai! Certe credenze sono tutt'altro che inventate! La maga malvagia! Danzando verrà! Che brutto sogno. Tutte storie di malefici. Wow. Zecora deve averne fatto uno alla mia criniera. Ma cosa? Oh, oh no, che è successo al mio corpo? No, no, no e no. Ma non trovo niente da nessuna parte. Ah, ci dovrà pure essere una spiegazione per questo. Una malattia, un'allergia forse. Un maleficio. Una vera spiegazione. Qualcosa che conduca ad un motivo credibile. Che ne dici di questo? Soprannaturale. Spike, per soprannaturale si intende qualcosa come i fantasmi, gli spiriti, gli zombie, che come i malefici non esistono. Questo libro è pieno solo di sciocchezze. Se invece ti sbagliassi, Twilight, se fosse proprio un maleficio! Dentifricio? Che c'entra adesso il dentifricio? Ma Pinky, che cosa ti è successo? È colpa di Zecora! Ti ha lanciato un maleficio! La doccia l'ho già fatta, Pinky! Sto cercando di dire che... Zecora! Ha lanciato tutto noi un maleficio! Temo proprio che abbia ragione! Detesto dire che te l'avevo detto, Twilight, ma te l'avevo detto! Questo è un maleficio, credetemi! Però Flat
Fluttershy sembra essere normale. Sì, direi che il suo aspetto è quello di sempre. Fluttershy, stai bene? C'è qualcosa che non va in te? Non ti andrebbe di dircelo. Perciò non hai intenzione di parlarne. Sì, non ne parli o sì, ne parli? Stiamo aspettando, Bella. Hai perso la lingua? Preferirei non parlarne. Questo è forte, ragazze! Ma guardatevi, abbiamo Riccity, Rainbow Splash, Spiffy Pie, Apple Mini, Flutterboy e... Vediamo un po'. Twilight Sparkle. Proprio non ti presti a nessun soprannome, sai? Come sei spiritoso, Spike. Trovami dei libri che propongano una cura. Va bene, vado. Io dico che per trovare un rimedio al maleficio dobbiamo andare da Zecora. Non è un maleficio. Sono d'accordo con lei. Andiamo da Zecora e facciamoci liberare da questa fattura. Non è nemmeno una fattura. Odio questa voce, non mi piace, sembra un maschio. È stata tutta colpa mia. Se non avessi voluto seguire Zecora, questo non sarebbe mai successo. Devo trovare una soluzione. Dove ha intenzione di andare questa volta? Non mi importa quello che dici, Twilight. È il momento di fare gioco di squadra e affrontare Zecora. Forza, ragazzi! Siete con me? Certo! Sì, io ci sto. Non saprei, sembra una cosa pericolosa. Tu che ne dici, Applejack? Applejack! Oh? Non c'è più! Ah! Qualcuna di noi l'ha calpestata! L'ha calpestata? Oh! È su Rarity! Pinky, che cosa fai? Insomma, sai che cos'è lo spazio personale? No! Anche Apple Bloom è sparita. Scommetto che è andata a cercare Zecora. Allora andiamo a cercarle. Wow! Forza, ragazze, muoviamoci. Pinkie Pie! Che situazione sconveniente. Ehi, qualcuno mi dà una mano. Oh, certo. Ecco. Spike, tu non vieni? No, ecco io... È meglio che resti qui a cercare un rimedio. Oh, Twilight Flop! Fermati immediatamente! E adesso facciamo marcia indietro, signorina! No! No! Come ti permetti di disobbedire alla tua sorella maggiore? Mi dispiace, Applejack, ma sono io la sorella più grande adesso. Apple Bloom, torna subito indietro, te lo ordino. Guarda che lo vado a dire a Big Macintosh, capito? Oh, ora come scendo? Forza, ragazzi, corriamo più veloci, coraggio! Hai detto niente! Aspettatemi! Rainbow! Meno male che sei arrivata, non c'è tempo da perdere! Portami subito a Zecora! Al galoppo, Bella! Ma per chi mi hai preso? Scusa! Mi hai fatto male! No, Rainbow Dash, dall'altra parte! Hai ragione. Definirla orribile è quasi gentile. E guardate l'arredamento. È spaventoso. Ukuti. Ukuti wamnazi upepo watete. Watete me. Ha rubato la mia canzone. Ha rubato la mia canzone. La tua canzone? Oh, Pinky, a me non è sembrata proprio la tua canzone. La
maga malvagia danzando verrà. Se la guarderai, sveglio più non starai. Poi sai che farà, lei ti cucinerà. Sotto forma di stufato ti trangugerà. Perciò, attenzione. Avete visto di che cosa è capace? Adesso ci credi, Twilight? Maschere spaventose, formule magiche incomprensibili e un grosso calderone che ribolle. Tutto questo farebbe pensare che Zecora sia proprio malvagia. Oppure sta solo preparando una zuppa per cena. La temperatura perfetta per un pony, mi viene da dire. A questo punto che cosa starà mai aspettando Apple Bloom a venire? Oh no, vuole cucinare Apple Bloom per cena! Vuole cucinare Apple Bloom per cena! Resisti, Apple Bloom, veniamo a salvarti! Guardate, Vega! Guardate, Becca! Amole! Che ne hai fatto di Apple Bloom? No! Amole! Quel che è accaduto, Miracela, avete rovinato la mia preziosa miscela. Ti abbiamo scoperto, Zecora. Io non volevo credere alla storia dei malefici, ma le prove sono schiaccianti. Io ho un aspetto ridicolo. E allora che mi dici della mia voce? Guarda la mia lingua, non riesco più a cantare. E a me hai rovinato il corno. Ma come osate? Avete distrutto la mia casa, la mia miscela. Sono io la parte lesa, voi mi avete offesa. Tu ci hai lanciato un maleficio, perciò tocca a te togliercelo! Non vi consiglio di usare questa strategia, se non volete che la mia rabbia vi spazzi tutte via! Adesso tu mi dici dov'è Apple Bloom! Credo di aver trovato tutto quello che hai chiesto! Oh, per tutti i pony di Ponyville, che sta succedendo? Apple Bloom, sei sana e salva! E perché non dovrei? Perché la malvagia Zecora, dopo averci lanciato un maleficio, voleva mangiarti per cena! Oh, Twilight, non mi dire che ti sei lasciata convincere dalle altre. Tu lo sai bene che i malefici non esistono. Apple Bloom, tesoro, come puoi sostenere che questa non sia opera di un maleficio? Ti ripeto che non lo è. Vorrei farvi ricordare le prime parole che vi ho fatto ascoltare. In guardia voi che mi pedinate con i fiori blu, vi dico, non scherzate. Era un avvertimento per quella pianta dei fiori blu, si chiama quercia scherzosa. È molto simile alla quercia velenosa, ma i suoi effetti fanno ridere a Iosa. E questo cosa significa, scusa? Significa che questa pianta alcun male non fa. Ciò che produce è soltanto una grande ilarità. Ma in che razza di lingua parla? Non la capisco. Intende dire che quando siamo accorse per salvare Apple Bloom, ci siamo imbattute nella quercia scherzosa. Siamo così per gli scherzetti che la pianta ci ha tirato. Scherzetti, hai detto? A me non fa ridere. D'accordo, nessun maleficio, ma allora il calderone... E la formula magica? E quelle maschere spaventose? Possono non apparire rassicuranti, ne convengo, ma sono simboli di benvenuto nella terra da cui provengo. Capirai che benvenuto, se posso dire la mia. La filastrocca che dicevo è molto antica. Volevo dedicarla a una cara amica. Ma, scusa, il pentolone non era per Apple Bloom? Dai un'occhiata! Quel calderone pieno d'acqua non era per me, serviva per le erbe raccolte. Il rimedio per gli effetti della quercia scherzosa è tutto naturale. È sufficiente fare un bel bagno. Ho cercato anch'io una soluzione sui miei libri, ma non l'ho trovata. Dove hai scovato questo rimedio naturale? Ecco qui il libro, visto? Io ti consiglio di procurartelo al più presto. A dire la verità, ce l'ho anch'io questo libro, ma non l'ho nemmeno voluto aprire perché il suo titolo era molto strano. Soprannaturale, cure e rimedi naturali, semplicemente super. Ecco, vedi, mi dispiace tantissimo, Zecora. La soluzione era lì, sotto il mio naso, se solo mi fossi degnata di guardarlo. La prossima volta, allora, da una sbirciatina, non giudicare il libro dalla copertina. Zecora,
Posso chiederti di preparare gli ingredienti per un altro bagno? Sarebbe un piacere potervi aiutare. Ma Ponyville, per un ingrediente è necessario andare. Peccato che ogni volta che Zecora va in città tutti i negozi misteriosamente chiudono. Oh, beh, ma a questo possiamo rimediare noi. Ma che cosa sta succedendo? Guardate, ragazzi, guardate chi arriva! La maga malvagia vuole lanciare il suo incantesimo. Presto, piano, salvi chi può! Noi dobbiamo parlare. Adorata Princess Celestia, io e le mie amiche abbiamo imparato una lezione questa settimana. Mai giudicare un libro dalla copertina. Prima di considerare strani gli altri per il loro aspetto esteriore, dovremmo cercare di conoscerli. Agli amici veri non importa come tu appari, è quello che hai dentro che conta. E un buon amico, come un buon libro, dura per sempre. Il vostro fedele allievo, Twilight Sparkle. Scusa, Zecora, mi diresti quali sono gli ingredienti di questo bagno? È semplicemente meraviglioso! Applejack! Dov'è finita Applejack? Eccomi, sorellina! Sono qui! Sono tornata normale! Oh, credo di non essermi sentita così bene!